Lungo il marciapiede della via, tengo la tua mano nella mia e penso che mi piace camminar con te. Bambino, 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 rimani così per sempre vicino a me. Bambino, 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 sei grande però, bambino tu sei per me. Qualcosa non va, signora! Questo l'avevo capito anch'io, chauffeur. Di cosa si tratta? È una parola! La mia cara macchinina, tanto amata da me! Fai pure con comodo, chauffeur. Ah, come sei gentile, signora, a non arrabbiarti mai. Vedi che abbiamo fatto bene a partire in tempo, chauffeur. Tu sì che sei previdente, signora. Quanti chilometri ci mancano, chauffeur? 6, signora, ma siamo in anticipo, grazie alla tua previdenza. Siamo in anticipo di 2 giorni e 3 ore. Magnifico! Grazie. Prego, adesso io provo a cambiare qualche cosa, probabilmente sostituendo il gas con la benzina, chissà che non si riesca ad arrivare prima. Ecco, sono già arrostiti. Tutto quello che fai tu è ben fatto. Oh, la tua gentilezza è commovente, signora. Com'è bello essere il tuo autista. Cosa posso fare per aiutarti? Nulla! Devi solo cantare. Se tu canti, signora, mi aiuti moltissimo. Tu canti e io aggiusto la macchina. Oh, che bello e viva il canto! Allieta l'animo del meccanico moderno. E io allora mi getto là, nel mio sano e pulito lavoro. Via! Il buio fitto scende sull'Egitto, sale a mezzaluna in cielo. Godono gli amanti fascinosi istanti tra l'olir d'un asfodel. E le mummie a mezzanotte ti saltellano il foxtrot, mentre un coccodrillo tacito e tranquillo mostra i denti ad un cammello. Laggiù sul Nilo blu non v'è che del bambù, dei loti bianchi ritti sullo stel, e c'è la manna che vien giù dal ciel. Laggiù sul Nilo blu non c'è più la virtù, si sposano le gru insieme ai marabù. Laggiù sul Nilo blu quando verso sera rugge la pantera, brilla un disco rosso in cielo. Piangono i leoni, caldi lacrimoni, aspettando il desinar. La gazzella saltellante corre dal suo spasimante, mentre che il serpente, molto intraprendente, cerca un'eva da tentar. Laggiù, sul Nilo blu, non v'è che del bambù, dei lodi bianchi ritti sullo stel, e c'è la manna che vien giù dal ciel. Laggiù sul Nilo blu non c'è
signora? Il fedele chauffeur è a tua disposizione. Il motor cantando va, ma tu non ti ho sentito cantare. Il magnete è a posto, almeno spero. Ma se ti avessi sentito cantare, signora, allora sì che sarebbe a posto. Siete stato bravo. Siete? A chi? A voi, a voi. Io lo so che ci sono, perché ho aggiustato il magnete. Ma gli altri non li vedo. Voi non vi crucciate, perché c'è sempre chi pensa per noi. E più non domandiamo. Autiere. Autiere! Per il vile mestiere mi chiamano autiere, ma per la grandeur mi chiamano chauffeur. E poi faccio il maggiordomo, e il cameriere, e il giardiniere, e lustro le scarpe, e aggiusto la ruota, e aggiusto tutto quanto. Mi credono in tanti. Ecco, ma per grande rispetto mi danno del voi. Io mi ricaccio, signora, sotto il motore dell'automobile a riparare. Ancora una volta. È il chiodo che buca la ruota, ma è Battista che la ripara. Sotto l'arcata nel buio d'un ambito son delle donne che ridono e fumano, dipinte femmine senza pudor, che mercanteggiano baci e amor. Ma fra il belletto v'è un'orma implacabile, del male orrendo v'è il freddo pallor. Ma la vita, è questo il tuo destino? Ma la vita, è il tuo fatal cammino? Se mamma piange il tuo disonor, ma la vita non pensi al suo dolor. Nella taverna al chiaror d'una lampada dei giovinastri giocando si insultano, poi nella rissa un grido prevale, per chi ha barato giustizia il pugnal. Un uomo cade, ma all'uscio già bussano, le guardie cercano i figli del mal. Ma la vita, è questo il tuo destino? Ma la vita, è il tuo fatal cammino? Se una mamma piange il tuo disonor, ma la vita non pensi al suo dolor. E se un giorno il cuor si pentirà, ma la vita nessun ti crederà. Magnifico romanzo da felice. Aldo Vignati è in ospedale e deve essere operato d'urgenza di enfisema polmonare. Tutti credono che egli sia Arnoldo Maraschi, figlio illegittimo del conte Andrea e della bellissima Ada, la governante malgovernata del governatore. Intanto Luciano Apria sta correndo dalla cugina Clara per implorare il suo aiuto al fine di conquistare il cuore dell'amata Elide, figlia legittima del conte Andrea e segretamente innamorata di un ufficiale di marina che fa l'infermiere per obbedire alla madre. Aldo Vignati però non è affatto malato, ma si è lasciato ricoverare in ospedale.
da un famoso medico francese per scoprire la tresca tra l'infermiere, che poi sarebbe ufficiale di marina, e la presidentessa delle assistenti volontarie, la marchesa Maria Giovanna Spiriti, in arte Frufru. Dopo una misteriosa telefonata, Aldo Vignati per un errore viene operato lo stesso e Pino Tozzi, fino allora autista del conte Andrea, apre una grande macelleria dove, durante un temporale, uccide il vero figlio illegittimo del conte della bellissima Ada, la governante malgovernata del governatore. La povera donna, in assenza dell'amante, si dà assiduamente all'assenzio e un giorno di maggio, colta da un vivo presentimento, muore tra atroci tormenti. Elide, la figlia del vero conte, scopre allora nel testamento della bellissima Ada che l'ufficiale di marina, il quale faceva l'infermiere e adesso era addetto ad ambasciata, è in realtà suo zio, vale a dire il fratello del macellaio, che per amore della marchesa Spiriti, in arte Frufru, torna a fare l'autista. A questo punto, grazie ad una scenata terribile davanti alla chiesa dei Barnabiti, ad opera di una baronessa avvocatessa di Leonessa negli Abruzzi, si scopre che il vero macellaio è il conte, spinto ad agire nell'ombra da oscuri proponimenti. Allora Elide, divenuta ricchissima con la vendita delle azioni della società del carburo, sposa il perfido Arnoldo Moraschi, che si redime professando la professione del professore. Aldo Vignati, che si era fatto ricoverare ancora in ospedale per assistere alle nozze della figlia del chirurgo, tenta di fuggire, ma viene trattenuto sulla porta da un famoso medico, viennese questa volta, il quale scopre che Aldo è malato, sì, ma di ernia e non di enfisema polmonare. Fin qui è chiaro. Vediamo che cosa succede adesso. Che bei fior carnosi son le donne dell'Avana, hanno il sangue torrido come l'Ecuador, fiori voluttuosi come coca boliviana, chi di noi si inebria ci ripete ogni or creola dalla bruna ureola, per pietà sorridimi che l'amor m'assal, straziami ma di baci saziami, mi tormenta l'anima uno strano mal. La lussuria passa come un vento turbinante, che gli odor più perfidi reca ognor con sé e di cuori squassa quella raffica fragrante, e inginocchia gli uomini sempre ai nostri piedi. Reola, dalla bruna ureola, per pietà sorridimi che l'amor m'assal, straziami ma di baci saziami, mi tormenta l'anima uno strano mal. Ma di baci saziami, mi tormenta l'anima uno strano male.
Lei, dico lei, ma non ha visto il senso unico. Faccia marcia indietro, per favore. Marcia indietro? Sospettavo da tempo che ci mancasse qualcosa. Allora, la vuol fare o no questa marcia indietro? Dico a lei. Ma lei dov'è? Lei? Lei chi? Se alludete alla mia signora, intendo dire che è rimasta bloccata da una panna. Alludete? Chi c'è qui che allude? E voi? Beh, chi? Io personalmente non alludo e neanche gli altri perché non ci sono. Io sono solo. Ma voi? A voi io? Sì. Allora lei, ma non no, voi. Lei è lei, voi. Voi per lei sono lei. E più non dimandare, come dice giustamente la mia signora. D'altra parte le domande qui le faccio io che le do del lei e sono un cronista. Non lei che mi dà del voi ed è un esibizionista, caro il mio autista. Autista è il mio mestiere, dal momento che mi chiamo Battista. Comunque vi ringrazio, signore, perché mi avete aperto una strada. E adesso è giunto il momento che io me ne vada. Comunque vi lascio qualcosa da fare. Fate cantare la mia signora, la signora Pizzi. Fatela cantare. Marcia indietro. Questo è un orologio di marca. Ce l'ha scritta orizzontalmente la marca. È meglio che quegli orologi che ce l'hanno così in verticale, a me non piacciono quelli lì, non... Spacca il minuto perché è molto preciso, lo spacca magari con un quarto d'ora in anticipo, ma lo spacca perché tutti i giorni resta avanti di un quarto d'ora, ma del resto è una faccenda che sappiamo io e lui, quindi agli altri non interessa. Il giorno non lo segna, perché siamo nel 52 e gli orologi nel 52 il giorno non lo segnano ancora. Più in là lo segneranno, ma per adesso niente. Del resto il giorno io me lo ricordo, tutti i giorni, quindi non segna neanche l'anno, ma l'anno è più facile perché non cambia molto spesso. Io so che adesso siamo nel 52 perché in Egitto Farouk è stato spodestato dalla rivoluzione e allora invece qui da noi in Italia De Sica ha fatto in visione privata Umberto D per pochi intimi che magari lo conoscevano già, chissà. E in Inghilterra è morto Giorgio VI e ha lasciato sua figlia Elisabetta sul trono. Cosa succederà in Inghilterra? Ma io questo non lo so perché non sono inglese, quindi questi sono dei personaggi che io avrei intervistato volentieri. Interviste politiche io preferisco, invece il direttore del mio giornale mi ha chiamato l'altro giorno e mi ha detto: senta, lei venga qui. Lui stava seduto dietro la scrivania davanti a me e invece io ero davanti a lui in piedi. Mi ha guardato e mi ha detto: lei sa che è molto molto bravo. Beh, grazie, io sono contento che lei la pensi così. Beh, lei dovrebbe fare un'intervista. Beh, benissimo, io veramente non vedo l'ora. Deve fare un'intervista a una cantante molto, molto brava, molto nota, che ha vinto un festival. E io a lui non gliel'ho detto perché io, come facevo a dirglielo, ma io non lo so, non posso, non sono adatto per fare le interviste alle cantanti. Io, la musica a me mi fa venire il mal di testa, ecco. Fin da bambino io la odiavo, adesso la odio magari un po' meno perché non si può seguitare a odiare tutta la vita, ma continua però a farmi venire il mal di testa. Tutta la musica, meno il piffero da solo,
C'ha un suono così delicato che io mi addormento, sì, come un serpente. E invece non devo dormire, perché io non sono un serpente, io sono un cronista e devo fare un'intervista a una cantante molto nota, ma non qui per la strada, magari chissà su un tram. Scusi, ma lei è la signora Pizzi? Sì, sono io. Ah, sul tram? Sì, sul tram, perché io non guido la macchina. Per andare a lavorare prendo il tram. Questo passa da via Po, io mi fermo all'angolo di via Rossini, vado in via Verdi a lavorare. Ah, molto piacere, mi deve vedere. Qui c'è la mia fermata. Buongiorno, signore. Scusi, signora, lei assomiglia terribilmente ad una cantante, alla signora Pizzi. Sì, sono io. Sembra un po' strano. Sì. Sì, entrambi. Non vedo niente di male. No, no, per quello. Ha per caso con sé una cartolina? No, questa mattina non ne ho. Mi scusi tanto, signora. Buongiorno. Ma mi sembra proprio una pizza. Signora, mi fa un autografo. Ma questo è un libro di scuola, è un compito di matematica. Sono quella professoressa che dice. Ma ti ricordi che ieri cantava lei da Rinfrani? Allora non si arrabbierà. Grazie. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Signora, l'intervista è venuta molto bene. Sai dir più lievi d'un sospir non possono mentir. So chiudo gli occhi e ti sento parlar e la tua bocca mi par di baciare. Se a me la vita è sempre rosa insieme a te. Quando all'alba sarà già domani e sul mare lontano sarai, stringerai questa croce di oro che ti dono con tutto il mio amore. Ti dirà che ti attendo tremante, ma che Dio su te veglierà. Avrai la mia croce di oro, sarò certa che ti salverà.
leggi rosa a primavera come le labbra del mio amore, i baci della prima sera ricordo ancora. Ciliegi rosa e bianchi veli fu l'armonia del nostro amore, la più felice primavera dei nostri cuori. Se uno pensa, ce l'ha scritto in faccia, dicono, ma io non ci credo, perché mi sono guardato tante volte nello specchio e non ci ho mai visto scritto niente nella mia faccia. Mi sono messo anche gli occhiali per vederci meglio, ma niente, dei puntini neri, più che altro sul naso qua e là, ma di scritto, proprio scritto, niente. Pensare che io penso moltissimo, anzi, faccio delle volte dei pensieri così profondi che mi stanco talmente che dopo, alla fine, non mi ricordo neanche più quello che ho pensato prima. Ma si possono fare anche dei pensieri più corti, 2 o 3 minuti, anche superficiali, sono un po' più riposanti quelli. Anche pensieri, non so, che durano 2 o 3 secondi, banali, tipo quello che, dato che è passato un anno dal 52, adesso siamo nel 53, che come pensiero siamo d'accordo che è banale, però non è banale quello che è successo. Per esempio, in Corea c'è la pace, era ora. Il 5 marzo è morto Stalin, Coppi ha vinto il campionato del mondo di ciclismo, e Christian Dior l'ha fatta grossa, ha portato le gonne a 38 centimetri da terra. Povera zia Ernestina, lei che ha 84 anni, è alta 1,10, con le gonne a 38 centimetri da terra, le arrivano qui e allora, che vergogna, lei che ha sempre avuto un pudore incredibile, non si è neanche sposata, non trovo che sia giusto. Speriamo che non si faccia influenzare dalla moda e che continui a portare le gonne a 7 centimetri da terra, così almeno si vedono solo le ginocchia. Beh, ma a parte le zie, adesso io pensavo a quella cantante, che siccome oltre a cantare mi sono accorto che parla anche, allora penso che potrei farlo un servizio ben fatto. Non so, dargli un'impostazione particolare, chissà. Per esempio, mettere la colomba in alto, i papaveri in basso, e l'edera a metà, e grazie di tutto. Per farmi commuovere, Bernardini. No,
Questo non è un trucco. 20 anni fa eravamo tutti amici. Lei era un artista e noi eravamo uscieri. Però eravamo tutti amici lo stesso. Ma lei non era l'usciere, era Bernardini. Non so se senti che. Già, Bernardini, quello che 20 anni fa vi cercava ristoranti, pensioni e alberghi. O i cantanti di oggi non mi salutano più. Senta, io lo voglio dire, e lei è testimone. Qui, in questo auditorio, si cantava tutti i giorni, dal vivo. Ogni canzone messa in onda era cantata in quel momento e in diretta. E al giorno d'oggi è tutto più facile, anche per me. Si mette su un disco e tutto è fatto. Io, per esempio, qui ho inciso... Glielo dico io. Ciliegia in rosa e La vita in rosa. Si ricorda di dell'uccidito di Radio? Allora schiacci quel pulsante, su. Dunque, la colomba in alto, i papaveri in basso. Senta, signora Nilla Pizzi, io dovrei farle un'intervista. Ma non so, sono come intimidito, non... Senta, lei mi guarda negli occhi, io sono timido, le donne quando mi guardano negli occhi, soprattutto le cantanti, io non capisco più quello che... Gli uomini no, tantomeno i politici, quelli leggono sempre, non guardano mai negli occhi, leggono dei fogli, l'intervista è già scritta lì, io la prendo, la porto via e poi dopo la copio e tutto finisce più facile, capisce? Io non so, senta, con la musica... A dire la verità, io non c'entro proprio niente. Io non la capisco, mi fa venire il mal di testa. Neanche i testi, se non sono interviste, non capisco neanche quelli. Pensi un po'. Non c'entro, ecco. Io c'entro meno di lei, sa? Io vivo in questo mondo della musica, che è un mondo difficile, strano, spesso crudele. Però è sempre stato difficile anche per me. Lei crede che io abbia potuto scegliere le canzoni che ho cantato? No, mai. Fino a pochi anni fa, no. Mi venivano imposte, sceglievano gli altri per me e io le dovevo cantare. Come al primo festival di Sanremo, ne cantai 9. Fra le quali la vincitrice, Grazie dei fiori. Però ce n'era una che mi piaceva moltissimo. Una che nessuno notò, che nessuno prese in considerazione. Se lei vuole, io gliela canto. Io preferirei non ascoltare perché, sa, le ho detto che mi meno il piffero tutto mi fa... Però se vuole cantarla, la canti, a suo rischio e pericolo. Io non c'entro. No. Addio e la...
piangendo dici ancora addio, e l'alba è tutto muor in me. Lei, scusi, a parte il senso unico, non è mica per caso l'attaché dell'ambasciata francese delle volte? No. No? No, no. Allora forse un sottosegretario polacco? Neanche. No. Per curiosità, dove sta andando? Vado a intervistare Nilla Pizzi. Sono Paolo Ferrari. Ah. Senta, mi è venuta un'idea. Io, siccome devo fare un'intervista politica... Allora avrei bisogno del suo aiuto, non so, mi può aiutare? Non lo so. Non lo sa. Lei adesso va dalla Pizzi e litiga violentemente. Non so, può anche alzare la voce, come crede, non le mani, perché la Pizzi non si tocca neanche con un fiore. Gli spettatori si arrabbiano tutti, meno qualcuno che ride, perché c'è sempre qualcuno che ride quando gli altri si arrabbiano, ma capito, lo sa questo, sì, sì. Bene. L'indomani tutti questi spettatori la odieranno. Lei ripara in Svizzera o in Sud America, dove vuole, così. E nessuno andrà lei a lavorare. Chi? Lei, no, non la Pizzi, lei, Paolo Ferrari. Nessuno ripara in Svizzera. O in Sud America, dove credi, non so. Comunque, nessuno andrà a lavorare, neanche gli operai e gli impiegati. L'economia crolla, crolla il governo, crollano le azioni, crollano le case, ma quelle crollavano anche prima. Le galline non fanno più le uova, si nascono delle epidemie, e non so, il morbo in furia, il pan ci manca, e chi la fa l'aspetta. È il caos, ha capito? Che cos'è che ha provocato il caos? Lei. Lei chi? Lei. No, no, non io, lei. La Pizzi. No, non la Pizzi, lei. Lei con la sua intervista, che a questo punto diventa un'intervista politica. Ha capito? No. È matto, eh? È matto, ma io lo so. Va bene, adesso, d'autorità, dico io, smettiamo di scherzare, di fare discorsi alienati, più o meno finti, naturalmente, e torniamo coi piedi per terra, perché questa è la ragione per la quale io sono qui. Cioè, io voglio veramente interrompere adesso questa serie di sketch, di cose, di giochi, e fare un discorso vero, serio. Intanto giustifico perché sono qui come Paolo Ferrari, attore di teatro, diciamo, che invade il campo in uno show musicale, perché come uomo di spettacolo ho diritto di colmare determinate lacune e essere al corrente di quello che è un fenomeno oramai di costume, il mondo della canzone, i loro esponenti, cantanti, divi, eccetera. E allora ho pensato che chi meglio di Nilla Pizzi, che dice tutto di ieri, di oggi e di domani, può riempire queste mie lacune, colmare queste mie curiosità, che forse poi possono essere anche le vostre. Per questo io dico adesso, voglio intervistare, parlare con Nilla Pizzi. Ecco. Nilla Pizzi, buongiorno. Io non dico né signora né regina. Nilla Pizzi è Nilla Pizzi, io sono Paolo Ferrari. Paolo Ferrari, io sono felicissima che lei sia qui e la ringrazio per non chiamarmi né signora né regina. Perché? Sono una cantante. Ecco, già sono siamo, Nilla Pizzi. Ecco, e siamo già in un certo senso entrati proprio nel vivo di quello che io voglio sapere, perché potremmo subito aprire il discorso sul divismo, sulla regina, sul Reuccio, sul fenomeno, eccetera. Ora io vorrei domandare a Nilla Pizzi, come, non come cantante, ma come esperta e conoscitrice del mondo della canzone italiana, per esempio, subito, quello che sono le differenze fra la nascita di una cantante o di un cantante come è stato Nilla Pizzi rispetto a quello che è il boom, per esempio, di un cantante di oggi che viene fuori da un concorso particolare con serate, festival, eccetera. Per esempio, Nilla Pizzi, come ha cominciato? Io posso dire che ho cominciato con un concorso, sì, anch'io,
Però come un'impiegata, effettivamente io ero un'impiegata della RAI. Come percepivo uno stipendio mensile e ero obbligata a fare tutti gli orari che faceva l'orchestra. Vabbè, insomma, comunque mi sembra che come dato di fatto primo che io mi posso portare a casa per questa mia rapidissima inchiesta è il fatto che una cantante come Nilla Pizzi era impiegata alla RAI, sì, con regolare stipendio, sì, e obbligata a essere lì a timbrare un cartellino e a cantare dal vivo. E nemmeno 5 minuti era concesso di ritardo. Multa. Multa, sì. Allora intanto digerisco questo. Ti ricordi? Io vivevo solamente per cantare. Ti ricordi? Io volevo di famosa diventare. Tu ridevi, mi dicevi che il mio vizio era sognare. Hai visto, sono riuscita, però quanto è costato. Oggi posso solo dirti che io canterò soltanto per te. La voce mia non è cambiata, sa, e da una radio saprai che ti ho lasciato, però scordato mai. Non so con chi adesso tu sei, se di parlare a un tratto smetterai, ma se gli occhi lucidi avrai, è ancora vivo qualcosa fra noi. Ti ricordi che partecipavo a tutti quei concorsi? Mi seguivi, mi guardavi sempre più con gli occhi spersi. Quanta gente, produttori, giornalisti e poi cantanti. Vedi che son pentita, non serve, ormai è andata. Oggi posso solo dirti che io canterò soltanto per te. La voce mia non è cambiata, sai, e da una radio saprai che ti ho lasciato, però scordato mai. Non so con chi adesso tu sei, se di parlare se gli occhi lucidi avrai, è ancora vivo qualcosa fra noi. Duro mestiere il nostro. Eh sì, davvero. Era la prima volta che mi capitava di cantare in macchina. Serate dietro serate, ogni tanto un successo, ma secondo me lo paghi. Io è la prima volta che mi capita di presentare in macchina. Sì, però in fondo è bello. Sì, è molto bello, però ci vuole molta forza d'animo e molta volontà. Però non mi mancano, speriamo che anche in futuro sia così. Io te lo auguro. Cosa guadagnava Nilla Pizzi?
Dunque, io guadagnavo, dopo aver vinto due festival di Sanremo, una cifra per sera, quando si poteva andare a fare le serate, insieme all'Orchestra Angelini naturalmente, una cifra che si aggirava così dalle 10 alle 15.000 lire. 10-15.000 lire, sì, sì. Diciamo che cosa possono essere? Vogliamo dire le 150 di oggi? Non credo. 100, le 100. Io non me ne intendo di queste cose, ma non credo che... Oh, serate programmate, cioè per esempio Lilla Bizzi faceva quante serate in una stagione, in un'estate? E beh, erano limitatissime perché essendo impiegata alla RAI potevo uscire solamente quando c'era una serata libera e naturalmente uscivo con tutta l'orchestra, ecco perché la paga era così misera. Ma diciamo, allora la serata di Lilla Bizzi era la serata dell'Orchestra Angelini organizzata da chi? Organizzata da Angelini. Da Angelini, che aveva nel suo cast, diciamo come cantante, aveva Lilla Bizzi numero uno. Ma non era Lilla Bizzi che a un certo punto aveva un suo manager e una sua casa discografica dietro che organizzava determinate serate alle cifre che guadagnano oggi questi cantanti? No, non c'era questa organizzazione. Oh, e nella serata Lilla Bizzi ovviamente cantava sempre dal vivo. Certamente. Adesso io una volta ho fatto una trasmissione, anni fa, adesso non ha importanza come si chiamasse, eccetera. Insomma, morale, ho cantato. Ha fatto bene. No, ho cantato. Bene, questa canzoncina che io ho cantato è stata una sorpresa per me, ma non da un punto di vista di vanità. Cioè, mi sono reso conto che veramente questi signori, fonici, tecnici, eccetera, avevano preso un pezzetto di una parola, un pezzetto di un altro, un pezzetto di un'altra, eccetera, gli avevano messo insieme una canzone che era accettabile, dignitosa. Oggi come oggi, di conseguenza, ho detto qualcosa che non va. Dunque, oggi come stanno sbaraccando tutto. Sì, sì, eh. Dunque, dicevo, oggi come oggi, quindi... Cioè, è un fatto questo un pochettino di dominio pubblico, che il cantante, indipendentemente da quello che può essere la sua qualità fino a un certo livello di artista, eccetera, può essere messo in condizioni di cantare ad un livello di dignità, ad un livello accettabile, indipendentemente da quello che sono le sue possibilità. Questo attraverso la tecnica. Attraverso la tecnica. Però, quando questo cantante così... acclamato attraverso i dischi, si presenta poi davanti a un pubblico e deve cantare veramente davanti a un microfono così dal vivo, allora poi crolla e la gente si chiede: ma come, tutto qui questo, ma com'è che c'è tanta differenza? Certo, naturale. Ecco perché poi magari succede che qualche volta vengono dichiarate delle faringiti, delle all'improvviso, come no. Quando sì, si sa che non si può andare. Ripetono cose che nessuna può.
Linda Pizzi, lei si considera una diva? Io no, non ne vedo la ragione. Perché uno si deve considerare una diva per cantare delle canzoni? Cioè, no, voglio dire, questa magari è una sua opinione personale rispetto al lavoro che lei fa, ma il pubblico l'ha considerata come una diva? No, credo che il pubblico mi abbia voluto bene appunto perché mi sentiva così, come una di loro. Autentica. Sì, autentica. Sì. Quindi quello che il divismo di oggi dei cantanti, delle cantanti eccetera, per lei è una sovrastruttura che è costruita intorno a questa gente che oggi canta, oppure è un fatto proprio di, è un fenomeno di costume dal quale non si può prescindere? Cioè, voglio dire, no. È il pubblico che crea il divo o è no. L'apparato pubblicitario che costruisce è il divo? È l'apparato pubblicitario che costruisce il divo. E questo naturalmente, secondo lei, o gliela suggerisco io, può anche far barcollare la dimensione umana del divo costruito? No? Ma il divo costruito per me dura poco. Non ci sono le anguille stamattina? E come mai? Quel mare è mosso, non hanno potuto pescare. Ah sì? E cosa c'è di buono, di fresco? Cos'è che mi consiglia? Politi e da pulire, 4 per 100 lire. Va bene, va bene. Buongiorno. Sempre, perché noi ci piace. E come c'è questo lavoro? E ti credo che la gente non ti. Buongiorno signora, lei è Pizzi. Sì? Viene spesso al mercato? Beh, quando devo comprare qualcosa che mi interessa molto, sì. Le chiedono degli autografi? Sì. Allora sì. Io ne approfitto, guardi. Le spiacerebbe farmi un autografo qui? Qui e perché? Perché io ci guadagno. Già! No! Io ci guadagno qualcosa! Guarda che roba bella! Mi piace la gente che vive alla giornata, vive nel presente. Mi piace la gente sempre allegramente, spensieratamente. Il dolce far niente è il meglio della vita, questi nostri giorni. Il dolce far niente ce li rende veri, ce li rende eterni. Una testa fra le nuvole ignora la realtà e rimane sempre giovane, rimane senza età. Mi piace la gente che non ha mai problemi, che ci vuole bene. Mi piace la gente sempre sorridente, spensieratamente.